La regione Abruzzo si veste dei colori delle bandiere delle squadre degli 11 paesi che saranno i protagonisti dei campionati mondiali studenteschi di tennis. La presentazione è avvenuta in regione, a Palazzo Silone. Dal 2 al 9 giugno i migliori talenti sportivi mondiali saranno a Castel di Sangro, un evento organizzato dalla International School Sport Federation, dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e dall'Ufficio Scolastico Regionale. Più di 300 studenti con gli staff tecnici parteciperanno alla sfida sportiva. La cerimonia di apertura è prevista il 3 giugno in piazza Plebiscito a Castel di Sangro, mentre la fiaccola sarà accesa allo stadio Patini. Il ruolo della scuola in questa competizione è molto importante, sin dalla scelta del logo con la mascotte, realizzato da uno studente del liceo artistico Bellisario di Pescara. È una grande occasione, un'occasione per l'Abruzzo, perché abbiamo un evento che è mondiale, internazionale, che è un evento sportivo che riguarda tante nazioni e porterà qui tanti ragazzi stranieri a visitare l'Abruzzo. Ma è una grande occasione per la scuola, perché la scuola non è soltanto il tempo scuola, è anche attività e pratica sportiva intesa in senso educativo. È un grande laboratorio quello che si creerà, si farà un'attività sportiva che da sola far crescere gli studenti attraverso attività non formali, ma è anche una grande occasione perché ci saranno attività collegate alla creatività. Questo logo che vedete è stato creato, ideato da una scuola, e la brochure e la mascotte è stata ideata da una scuola. L'attività divulgativa è stata curata dalla scuola, ci sarà un giornalino di alcune istituzioni scolastiche, il buffet sarà organizzato da una scuola che è quella dell'alberghiero di Roccaraso, ci sarà tutta un'attività collegata all'inglese perché i ragazzi dovranno ovviamente ricevere le delegazioni straniere, quindi è una grande occasione, un grande caleidoscopio di attività. Una settimana di gare, ma non solo sport, anche uno scambio e un incontro tra studenti di tutto il mondo in un evento che esalterà ancora una volta il territorio tutto della regione Abruzzo. Stiamo cercando di promuovere il territorio abruzzese in tutte le sue province e le sue realtà. Speriamo che il tempo ci aiuti. Castel di Sangro è una realtà sportiva e turistica di molto di rilievo. Noi ci impegneremo e un grazie particolare va al mio direttore generale Antonella Tozza e tutto lo staff dei miei colleghi che stanno lavorando da mesi per questo evento.